Signora Anghinolfi, salve. Ma lei ha denunciato abusi mai avvenuti pur di strappare i figli alle sue famiglie naturali? Siete veramente delle persone carine. Vi ma si bene. Rende conto quello che lei ha fatto? Ma chi vi ha dato l'autorizzazione di intervistarmi? Perché c'è bisogno di un'autorizzazione? Penso di sì. No. Cioè lei, lei si rende conto di quello che ha fatto? Lei è una bellissima persona. Grazie, lei no forse, ma si rende conto io di quello una che ha fatto? Ha strappato dei bambini a delle famiglie. Ma lei la conosce la legge? Sì, la conosco, ma lei ha strappato... No, io ma non lei... no, 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 lei è accusata di questo. Ma cosa dice la Costituzione? Lei... È una persona. Sì. È innocente fino al terzo grado di giudizio. Sì, lei... E voi non avete il dubbio che non siano vere tutte queste accuse? Gli assistenti sociali che lavoravano con lei hanno detto che lei li obbligava a firmare delle cose non vere, che questi bambini venivano maltrattati. Guardi, loro avessero avuto dei problemi, avrebbero potuto parlare con l'ordine professionale. No, no, loro hanno detto questa cosa dopo che si sono trovati in questo calderone. Perché c'è un articolo del codice professionale che lo dice. Loro avevano fiducia in lei, dottoressa Anghinolfi. Cioè parlare col sindacato di che tutto questo avvenga in prossimità di elezioni fondamentali. Francamente sarebbe importante che anche voi, non dico fate pure questa narrazione, però sono 7 mesi che viene fatta. Però questi bambini, no, hanno detto, soprattutto la bambina che era stata affidata a una coppia di persone, di due ragazze che lei conosce molto bene, ha raccontato delle cose molto forti. È vero. Cioè che comunque si presentava una signora nuda a darle la buonanotte. Sono bugiardi pure i bambini? Non lo so. Invece di tutti i disegni che sono stati trovati in un magazzino, di tutti i bambini che chiedevano... Delle lettere chiedevano alcuni, le lettere al papà, papà perché non mi rispondi, ho bisogno di te. Allora, anche qua dove... Anche quello è una cavolata. Non è stato trovato nulla. Diciamo, lei mi sta intervistando ed è forzatamente... Sì. Però lei in questo momento ha la possibilità di dire, visto che ha accusato anche la stampa di aver... Quindi tutte queste cose... Dire, non è, mi dica lei, non è vero ci che... Sono stampa... comunque degli atti, noi li abbiamo letti. Vabbè, anch'io so bene che cosa è successo. Tutte le intercettazioni perché... che lei... Ci sono... Guardi, dottoressa, ci sono alcuni atti. Altri atti non sono depositati nel faldone, perché però sono stati sequestrati. Però io... Ho questo dubbio. Come mai da 50 anni a sta parte nella storia della Repubblica non c'è mai stato neanche nella strada di Capaci, neanche in Mani Pulite, neanche nel Ponte Morandi, neanche con quello che ha fatto il dottor Gratteri per quanto riguarda l'Ndrangheta? Come mai c'è questo racconto che va avanti da 7 mesi? Bene, io quello che le dico... Signora Anghinolfi, ci sono dei bambini portati... Allora, non c'è nessun omicidio... Mancherebbe, ma è una cosa gravissima quella che è successa. Guardi, credo che sia... Nel Ponte Morandi, sì. quante persone sono morte? Lo so, signora Anghinolfi, io capisco. Grazie a Dio si è data l'attenzione anche a tutti questi fatti. Ma qua ci sono dei bambini. Comunque... Io vi ripeto, ora faceva il bene di questi bambini, lei, giusto? Allora, io quello che facevo è quello che ho fatto, è documentato. Io non facevo il bene, io facevo quello che l'istituzione mi chiedeva.